Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Devi fermarlo. Quel mostro va fermato. Non è forse in situazioni come questa che si vedono i veri eroi? Non ha scrupoli. Non è neanche più umano. Non provare pietà per lui. Lo vedi intorno a te, quanto sia rimasto della sua umanità, nei corpi della tua famiglia. E non sono altro che le ultime anime mietute dalla sua follia. Giurare vendetta non è più sufficiente. Ora devi passare all'azione. Il rosso del sangue intorno a te, pensi che potrai mai dimenticarlo? Doveva essere una giornata come le altre, invece ti sei ritrovato davanti a una carneficina. E poi, proprio lui, era insospettabile. È proprio per questo che devi chiudere la faccenda, facendogli assaggiare la sua stessa medicina. Forse la vendetta è sbagliata, ma sei pronto a correre il rischio di cadere in errore. In fondo, è per allontanare dal mondo un folle. Vuoi vedere altre famiglie distrutte a causa sua? Devi farti coraggio, anche se per te potrà essere difficile. Tu, in fondo, odi la violenza. Ma chi ha fatto ciò è un mostro della peggiore specie. Un essere così non merita di esistere, e tu lo sai. Non vi sarà mai una punizione divina. Devi muoverti tu. O ucciderà ancora. Non sarà neanche difficile dal punto di vista pratico. Lo conosci bene. Serve solo coraggio. Continua a ripeterti che è per le vite spezzate. Ti aiuterà a trovare la forza. Non ha importanza. Non puoi rischiare che ritorni e ti colga impreparato. Devi fare tu la tua mossa. Non ti saresti assolutamente aspettato un risvolto del genere. È un assassino. Il demonio. Il male. La vita è un lusso che non può essergli concesso. Tremi, tentenni, ma sai anche tu nel profondo del tuo animo che è questa la giusta punizione. Ti trascini per l'edificio. Ormai non ha più una parvenza di casa, a causa del disordine, del sangue e della distruzione. Una scena che hai visto troppe volte. Devi finire questa storia una volta per tutte. Lui è ancora lì. A un certo punto svolti l'angolo e lo vedi, sporco di sangue, l'arma ancora in mano. Ti guarda negli occhi, sofferenti, spenti, sa cosa lo attende, sa perché sei lì. Forse non è ancora pronto, ma l'ultimo barlume di umanità che è in lui gli dice che è la cosa giusta. Ed è con grande, estremo coraggio che la pistola puntata preme il grilletto. Cadi. Non senti più niente, non vedi più niente, forse stavi piangendo. Ed è così che si fa giungere un altro corpo alla scena di morte, accasciato contro la specchiera un rosso foro sulla tempia, il killer, il mostro, da assassino a suicida, nel luogo del suo massacro finale.